Grazie intanto dell'invito, insomma, di essere qua che sta diventando un po' un'abitudine di settembre. Il termine, diciamo, la parola tregua, che è quella del titolo della manifestazione, è stato un po' ovviamente il punto di partenza, no? Anche per me, cioè lo stimolo su cui provare a capire un po' se si poteva dire qualcosa. In effetti, come diceva dottoressa Lumina, non è un termine che spesso viene associato con l'adolescenza, se non quello di qualche genitore che vorrebbe moltissimo avere una tregua nell'adolescenza difficile che magari incontra con i propri figli. Però pensandoci bene, ho provato a mettere un po' a fuoco. Brevemente, perché poi insomma, mi piacerebbe anche che si potesse eventualmente sentire voi, insomma, discutere un po' qualcosa che direi sono un po' due tipi di adolescenza, che sono naturalmente due tipi ideali, quindi volutamente un po' accentuati, e proverei a parlare di un momento di questo, quindi in qualche modo farò un ragionamento anche un po' più generale rispetto a quelli che avete forse sentito adesso da parte della collega in particolare. Perché, diciamo, se noi pensiamo al modo tradizionale di intendere la visione del futuro in adolescenza, in Occidente, diciamo, nell'Occidente del mondo nel quale noi siamo, in effetti facilmente noi possiamo evocare delle immagini, di conflitto, di guerra. Pensare al proprio figlio o alla propria figlia come a un soggetto, a un individuo che alla luce delle nuove dotazioni psicofisiche, no, che gli dà l'adolescenza, sviluppi tutta la sua potenza giovanile per conquistare il benessere, sia economico che autorealizzativo, psicologico. Un giovane quindi che utilizzi le armi del sapere scolastico nelle sue forme migliori, le potenzialità familiari che possano dispiegarsi, le energie sociali che possano esplodere per conquistare la sua felicità, la sua ricchezza, l'ampliamento dell'influenza della sua tribù di appartenenza sul mondo. Cioè, l'adolescenza come bacino sociale, diciamo, dove abita la potenza in procinto del suo dispiegarsi e dunque del suo turno di padronanza nel mondo. I giovani come speranza di realizzazione di ciò che noi vecchi non siamo riusciti a fare. Questa visione dell'oggi in vista del domani, e se volete del domani verso il dopodomani, è molto coerente, molto potente. Riguarda e organizza mondi disciplinari diversi, dalla economia alla psicologia, alla politica, ai più diversi domini dell'health science, cioè delle scienze della salute. Le parole che ho dovuto impiegare per enunciare molto sinteticamente questa prospettiva ci dicono in effetti quanto di guerresco ci sia in essa. Potenza, conquista, esplosione, energia, padronanza, sono tutte parole che sono molto facilmente associate all'adolescenza. Non è un caso, immagino che lo sappiate, perché si tratta, diciamo, in un certo senso di un trend che per brevità possiamo riassumere nel concetto di modernità, o meglio di modernismo, che ha ispirato l'Occidente del mondo, diciamo, negli ultimi 400-500 anni, dalla scoperta dell'America alle scoperte scientifiche, dalle conquiste della scienza a quelle dei paesi più evoluti su quelli meno evoluti, la modernità in tutti i suoi risvolti ha perseguito questa sua prospettiva di azione sul mondo, considerandolo come un bene da far proprio. Che si tratti di colonizzazione o di progresso, di sottomissione o di conquista. Sarà stato che così si cercava di emanciparsi dal gioco degli dèi che fino alla modernità dettavano legge
e che quindi l'uomo potesse finalmente, soprattutto attraverso la scienza, esercitare lui un potere su di sé e sul mondo stesso. Fatto sta che la posizione modernista fa della guerra, della conquista, naturalmente anche della guerra contro la povertà, contro l'ignoranza, contro l'ingiustizia, un concetto centrale del proprio credere, del proprio credo. Una visione nella quale l'adulto è centrale perché portatore di un sapere, oltre che di un potere, ma il giovane è nondimeno necessario perché è rappresentante della possibilità di perseguire questo disegno nel tempo e dunque davvero di realizzarlo e di estenderlo e di perpetuarlo, una longa manus dell'adulto. Senza l'allievo il maestro ha un orizzonte troppo ristretto, senza il figlio il padre, senza il soldato il comandante può fare poco. Il programma di conquista è ampio e necessita di tempo, di generazioni, di ordine. Fino alla modernità, il timore di Dio, la sudditanza dell'uomo a qualcosa che lo trascende e lo domina, argina la sua onnipotenza. Ma quando Dio niccianamente cade, quando l'uomo conquista il centro della scena, la natura diventa uno strumento da asservire e le cose cambiano. Qui, nella gran parte della modernità, non c'è adolescenza, non c'è preparazione al futuro adulto, o si è bambini o si è adulti, o si è troppo piccoli e fragili per capire e agire sul mondo, o si è idonei a farlo. L'adolescenza, come forse sapete, nasce quando questa catena di trasmissione intrafamiliare necessita di essere interrotta, perché il mondo contadino, artigianale, che trasmetteva il saper fare di padre in figlio, e le mansioni intrafamiliari di madre in figlia, lascia il passo a un mondo, quello industriale, e dunque vicino, diremmo noi oggi, alla tecnoscienza, che ha bisogno di conoscere, ha bisogno di conoscenze che il mondo intrafamiliare non possiede. Io, contadino, posso trasmettere a mio figlio sulla mia terra le mie conoscenze, ma se mio figlio ha bisogno di lavorare in un altro mondo, ha bisogno di conoscenze che non posso più trasmettergli io, ma ho bisogno di altro. L'adolescenza nasce paradossalmente per consentire lo sviluppo di una conoscenza che arriva da fuori, tipicamente dalla scuola, resasi necessaria per istruire e in tal modo comincia a scricchiolare la verticalità intrafamiliare che di padre in figlio consentiva alle famiglie moderne di governare autonomamente il futuro e la sua prospettiva. Il mondo entra inevitabilmente autonomamente in gioco e lo fa naturalmente in modo inattaccabile, perché lo fa per dare la conoscenza, un bene positivo per definizione, un bene necessario al progresso, parola chiave della modernità, soprattutto se associata all'aggettivo scientifica. Vero mito della modernità. Questo svincolo dell'adolescenza dall'esclusività familiare, addirittura teorizzata come compito di sviluppo, o il suo contrario come tabù, l'incesto, è uno dei tanti tasselli che determinano lo sgretolamento dell'autoritas del pater familias. Scusate questa digressione, ma era importante per dire che la modernità, che è fatta di queste cose, come probabilmente sapete, va in crisi. Noi siamo oggi in un'epoca variamente definita, liquida, postmoderna, eccetera. Quindi la prospettiva, in un certo senso, che l'uomo conquisti il mondo, lo domini, asservendolo ai suoi voleri, si confronta con le risposte della natura fatte talvolta anche di eventi drammatici, di esaurimento della disponibilità di materie prime fondamentali, di compromissione delle risorse. L'idea di un paradiso antropocentrico da tempo sembra sempre di più un'idea più pericolosa che entusiasmante. Anche l'idea che la scienza ci porterà al dominio assoluto dei mali del nostro corpo e del mondo sembra sempre più insostenibile e anzi la stessa scienza, accanto ai suoi meriti, produce pericoli più grossi per la salute e la sopravvivenza stessa dell'umanità, la bomba atomica, le centrali nucleari, l'inquinamento, eccetera. La potenza dell'uomo è effettivamente enorme e ampiamente in grado di distruggere tutto ciò che c'è. E contemporaneamente egli è costantemente confrontato
con eventi insondabili e imprevedibili, di portata spesso drammatica. Ne abbiamo avuto da poco tempo l'ennesima testimonianza nel centro Italia. Da tempo non sembra più che la conquista del mondo sia un orizzonte attraente o perlomeno univoco, e pare che la presa di contatto con questi temi sia l'unico modo per evitare una catastrofe. A me sembra che gli anni 70 del secolo scorso siano stati un momento di svolta in un certo senso da questo punto di vista, a partire, non so, dalla crisi petrolifera, quindi l'incontro con la finitezza delle risorse, Chernobyl, la pericolosità dei prodotti umani, il 68, il 77, cioè tentativi di rottura e di ripensamento nati anche da lì. Ma l'inerzia generazionale educativa è molto lenta e continua a proporre modelli modernisti di scuola, di famiglia, di sviluppo, di politica. Molti ragazzi però non ci credono tanto, vanno sia a scuola ma soprattutto per stare con altri ragazzi, hanno capito che la generazione degli adulti li stava portando un po' a sbattere e non si sentono spesso di seguire i suoi insegnamenti. Inoltre si guardano intorno, ma chi l'ha detto che la verità ce l'ha in tasca l'Occidente? Forse gli orientali hanno idee più interessanti, forse i paesi piccoli o personaggi strani hanno qualche strada innovativa davvero da percorrere. Da circa un secolo, più o meno, emergono idee che tengono maggiormente in conto l'alterità, non già trattandola come limite da abbattere, ma piuttosto come elemento di relazione, di definizione. Entriamo qui quindi in un altro orizzonte. Alcune parole chiave attraversano sempre di più i saperi: relazione, sistema, finitezza, ecologia, compatibilità, convivenza, complessità e molte altre. Tutte parole che segnano una prospettiva diversa nello stare nel mondo, una prospettiva meno verticale e più orizzontale, potremmo dire, meno assolutizzata e più improntata al tener conto dell'altro. E gli adolescenti? Allora, se ci mettiamo nella prospettiva modernista che ho enunciato nella prima parte dell'intervento, questo passaggio è una perdita di orizzonte, è incertezza invece di certezza, è debolezza invece di forza, è limite invece di potenza, un disastro. Nella migliore delle ipotesi, questa perdita di orizzonte è un boccone amaro da digerire per non soccombere. E se gli adulti, che sono quelli più invischiati di modernismo naturalmente, perché l'hanno nel loro corpo, nella loro esperienza, propongono di solito questa visione di futuro ai figli o agli allievi, questa visione all'insieme del senza, della perdita, della rinuncia, della sconfitta, se accade spesso, e spesso accade questo, non facciamo un bel servizio ai giovani, perché proiettiamo su di loro la nostra perdita, la nostra esperienza di sconfitta. Si tratta invece, secondo me, di una fase diversa, e su questo che vorrei richiamare un po' la vostra attenzione. Una fase e una prospettiva invece interessante, una sfida. Si tratta di pensare insieme ai giovani a una prospettiva di vita compatibile, ove ogni vivente possa trovare posto in un modo rispettoso. La logica che potremmo chiamare postmodernista, contestuale, io preferisco dire con Moren e con Manghi ecosistemica, è una logica che, pur non abolendo il conflitto tipico del modernismo, si muove in realtà da presupposti assai diversi, e ciò dalla curiosità per l'altro, dalla valorizzazione della negoziazione, dal valore della relazione degli affetti e degli affetti, dal corpo. È una logica improntata all'interesse per l'esperienza dell'alterità, quella che ispira i viaggi di tanti giovani in luoghi sperduti del mondo, non certo una logica colonialista conquistatrice. I nostri ragazzi non vanno a conquistare, vanno a conoscere. È una logica di relazione aperta, quella che ispira il bambino delle nostre parti a dialogare con un piccolo arabo o con la piccola senegalese nera al nido. È una logica ecosistemica, quella che ispira scelte come quella vegana o la crescita del lavoro in agricoltura. Sapete che uno dei settori attualmente in crescita nel nostro mondo è il lavoro in ambito agricolo.
o le scelte di tanti giovani che si allontanano da una certa scienza e guardano le scienze umane, le scienze sociali, vogliono fare gli scout, gli educatori, gli psicologi, i medici, gli agronomi, scoprono social e app per connettere le persone, cioè sembrano, nonostante tutti gli dicono fate facoltà scientifiche, diventate ingegneri, eccetera, eccetera, che invece è molto più attraente un mondo che considera, diciamo, la conoscenza in termini più umanistici, potremmo dire. In realtà credo che non ci sia generazione più pacifica e competente nelle relazioni di quella attuale, dove anche i maschi sono diventati più sensibili e meno guerrieri, non tutti, ovviamente. Mi pare che questo sia un vero problema, soprattutto per le donne, ma magari qualcuno rimpiange i guerrieri, forse qualcuno vorrebbe che i maschi dominino il mondo e le donne, forse meglio di no. Meglio che i ragazzi non vadano in una dimensione verticale, senza remore verso un futuro da conquistare, e una donna da non lasciare andare, non trovate? Forse è meglio se si fermano, se fanno anni sabbatici, se stanno un po' in casa a giocare. Forse è meglio se qualche volta non studiano e magari ripetono un anno di scuola o due. Non si tratta di arrivare primi, che fa parte della logica modernista, ma di arrivare bene, piano, insieme. Naturalmente, come in tutte le fasi di passaggio, convivono più orientamenti. Ci sono adolescenti modernisti e quelli ecosistemici, e ci sono i genitori del primo tipo, molti di più, e del secondo. Il fatto è che i ragazzi di oggi non ci stanno nella loro maggioranza a fare la guerra né con gli adulti né con i coetanei. In questa logica intelligente e sensibile che non condivide più per tanti giovani la retorica della conquista, naturalmente chi è più in difficoltà, chi è più lento a cambiare, sono gli adulti, e chi è più deluso rischiano di essere loro che vedono la titubanza e l'incertezza come una fragilità e come un rischio, e non ne vedono le potenzialità esplorative e la cautela che è necessario avere. E chi è ancora più lento a cambiare sono naturalmente le istituzioni che gli adulti hanno creato come immutabili per definizione, eterne, rigide. L'istituzione a partire dalla scuola e poi la sanità, la politica con i suoi tanti livelli, la scienza dura, fanno fatica a pensarsi in altro modo. Fanno fatica a pensarsi come soggetti sociali che stanno in un altro mondo rispetto a quello nel quale sono nate, e questo rende più duro e più sgradevole il disamoramento adolescenziale e giovanile verso di esse. Nessuno vuole davvero più governare fra i giovani, e questo può sembrare strano in una generazione così social, così attenta alle relazioni micro e macro, così aperta al mondo, ma questo invece si spiega se pensiamo a come le istituzioni si presentino come rigide, incambiabili, astoriche e soprattutto come luoghi del potere anziché della relazione, e come questo sia molto differente dalle organizzazioni sociali che i giovani prediligono, che sono fluide, mutevoli, più o meno ma permeabili, più o meno aperte ma permeabili al nuovo. E allora qui rintraccerei un bisogno di tregua e di intelligenza affettiva, una tregua con un momento di pausa nell'azione di guerra che ho chiamato modernista del mondo adulto, una tregua che permette di guardare le culture giovanili implicite ed esplicite, più spesso implicite, con interesse e a imparare da loro uno stile di relazionalità sociale. Si tratta di dare spazio, e concludo, a uno stile ecosistemico nel nostro mondo, ancora troppo improntato al modernismo, a una scelta di compatibilità, di contestualità, di relazione non troppo difficile con l'alterità, a considerare la sosta, il passo indietro, di lato, non già come fallimento, ma come occasione di automodulazione e di attenzione a sé. Un'attenzione che è spesso generativa, anzi è forse l'unico snodo generativo possibile. Grazie. Punto direi che se c'è qualche domanda sui vari interventi, questo è il momento.
intanto c'è. Al professore vorrei chiedere, lei parla di social come comunicazione tra i vari ragazzi, la polemica sui social in realtà è sul fatto che è una comunicazione fittizia. Cosa ne pensa? Che non è così. È una forma di comunicazione, è chiaro che se c'è solo quella finisce per diventare interessante questo, no? Perché diventa sostitutiva di altro, diciamo. Ma il modo abituale di utilizzare i social non è sostitutivo, è uno dei canali comunicativi della generazione giovanile, ormai non più solo della generazione giovanile, che rende molto complessa la comunicazione, che invece diciamo ai nostri tempi utilizzava meno canali, diciamo così, ma la competenza nell'utilizzo normalmente della comunicazione, nelle varie forme di comunicazione, anche nella scelta fra i vari social, che non sono tutti uguali e che sono differenti, diciamo anche per età, no? Sono differenti per funzioni che svolgono, per canali che utilizzano maggiormente, il verbale, il visivo, eccetera. È una competenza piuttosto alta e che normalmente è una ricchezza, quindi non è un danno. Ecco. È evidente che, come in tutte le cose, poi questa cosa può diventare un problema o può diventare un segno di un problema, diciamo così. Ecco. Però credo che la soluzione non sia quella di demonizzare i social. Ecco. Buonasera, io volevo fare una domanda alla dottoressa Cappelletti. Lei ha parlato dei disturbi alimentari di un adolescente. Se invece questi disturbi alimentari fossero per un bambino, ad esempio di 5 anni, che mangia solamente determinate cose in bianco, che si rifiuta di mangiare frutta, verdura, che cos'è che si può affrontare un genitore per migliorare queste carenze? La ringrazio. Beh, diciamo che l'argomento è ampio e complesso, sicuramente andrebbe indagato un po' la storia, la situazione di questo bambino. Gli interventi possono essere molti, legati magari all'approccio familiare col cibo, all'approccio che la famiglia ha con il bambino riguardo al cibo, cioè bisognerebbe forse studiare un pochino la problematica del singolo bambino. Diciamo che di solito sotto i 3-4 anni comunque le problematiche dei bambini riguardano la famiglia, cioè nascono le problematiche dalla relazione, il bambino in sé non avrebbe problemi in quanto vive di relazione con i suoi genitori, no? Quindi bisognerebbe un pochino indagare di più l'ambiente, la famiglia, le strutture che lo circondano e magari trovare delle migliorie per aiutarlo a rompere quelli che di solito sono atteggiamenti che derivano da altre problematiche, altri aspetti, così diciamo non c'è una ricetta standard, però senz'altro si possono approcciare per aiutarlo, senz'altro. Buonasera, io a proposito dei disturbi dell'alimentazione volevo citare solo un'esperienza che ho avuto, nel senso che ho visto che spesso vengono citati i media, no? Che ci propongono dei modelli, eccetera. In realtà l'anno scorso mi è capitato, sono andata alla recita della scuola di fine anno, di una scuola elementare, e il tema, forse a causa o per colpa, non so cosa meglio dire, dell'Expo era stata l'alimentazione. E quindi sono state fatte una serie di canti, storie, disegni relativi all'alimentazione. Io sono stata veramente sconvolta dalle cose che venivano raccontate, perché veniva demonizzato il bambino grassottello in un modo esagerato. Quindi io da una parte dicevo, non sappiamo affrontare gli argomenti in modo giusto, da non aver mai parlato di cibo
e dall'aver mangiato per degli anni, non so, per dire le merendine, a fare tutta una relazione, una storia sulla corretta alimentazione in un modo talmente esagerato, e a me veniva anche in un certo senso da sorridere, perché c'erano magari dei bambini grassottelli che raccontavano, facevano la canzoncina sul bambino che non deve essere grassottello, e l'ho trovato abbastanza assurdo. Quindi dico, la confusione avviene veramente dappertutto, non solo dai media, ma non c'è chiarezza e ci sono talmente tante informazioni diverse che neanche, diciamo, neanche le istituzioni sono in grado di mandare dei messaggi coerenti e nel modo giusto, secondo me. Sì, sì, senz'altro non è il modo migliore per approcciare questo, anche perché se viene preso in giro e demonizzato poi diventa uno stile che i bambini acquisiscono e lo ripropongono nella realtà. Poi, insomma, mentre parlavo veniva in mente, quest'estate in spiaggia c'era un bimbo di 5-6 anni che preparava la torta di sabbia per mio figlio che ha 3 anni e gli diceva non mangiarne troppa che diventi grasso. Quindi penso che anche i bambini siano un po', soprattutto se magari hanno un po' la tendenza a essere un pochino più robusti, ricevono a volte dei messaggi che, se non dati nel modo giusto, rischiano di avere l'effetto opposto, quindi di renderli più insicuri, più attenti al corpo che non alla relazione con gli altri. Quindi sì, sono senz'altro argomenti delicati che andrebbero forse visti con un occhio più magari un po' più attento. C'è la buona intenzione, però certo. Probabilmente è stato affrontato in modo non sufficientemente competente, cioè sembra facile dire semplicemente non si mangiano questo, la piramide alimentare, però in realtà vanno affrontati in un modo più adeguato. Anche perché poi anche solo, cioè, non può esistere il concetto di grasso e brutto, cioè, ci sono anche situazioni in cui il peso corporeo è diverso da quello magari di altre persone più con un peso più inferiore, quindi ognuno ha il proprio aspetto, cioè, forse bisogna un po' fare un distinguo. Grazie. Buonasera, io vorrei sapere cosa ne pensa il professor Vanni della musica come tregua nell'adolescenza. Cioè, a me sembra che parlare di tregua sia difficile per gli adulti, sia, come abbiamo detto, molto più difficile nell'adolescenza, ma mi sembra anche che le cuffiette e la musica a ogni ora del giorno e della sera siano per l'adolescenza un modo per allontanarsi da tutti i conflitti, prima di tutto interiori e poi non so se sbaglio. È chiaro che le questioni andrebbero sempre molto viste individualmente, no? Per quella persona lì, quindi è sempre molto difficile generalizzare, però per quello che si può fare, in effetti la musica è una cosa di solito molto importante, anche molto caratteristica, diciamo, davvero di livelli di età diversi, per cui veramente uno che ha 16 anni non sa nulla della musica di quello che ne ha 14, insomma, ecco. Da una parte mi sembra che sia chiaramente un livello, no, di relazione quello con la musica particolarmente profondo, corporeo, e quindi anche un segnale, diciamo così, di qualche cosa che ha a che fare con la propria crescente sviluppo di sensibilità, no? E quindi mi sembra una cosa che si può comprendere che in adolescenza abbia una particolare rilevanza anche per sé, diciamo, che nel rapporto con sé.
Poi mi sembra che abbia una rilevanza spesso importante nel rapporto col gruppo, perché vuol dire condividere nomi, gusti, eccetera, a un livello non intellettuale, diciamo così, ma a un livello molto profondo, diciamo così. Poi mi sembra anche che conti molto chi suona quella cosa lì e che quindi ci sia tutto un rapporto anche con il personaggio, come appare, come si presenta. Spesso molti gruppi musicali sono fatti da ragazzi non molto più grandi di quelli che li ascoltano, e questo è un fenomeno anche abbastanza recente, nel senso che in passato il cantante era una persona adulta, diciamo così. Oggi ci sono cantanti famosissimi che hanno 17 anni, 19 anni, eccetera. Quindi c'è evidentemente un elemento di vicinanza generazionale a volte molto significativo. Però non voglio eludere la questione che diceva lei, che è un po' quella dell'utilizzare la musica, ma mi verrebbe a dire per certi aspetti anche semplicemente avere le cuffiette e basta, chissà se poi c'è della musica o no, come forma di chiusura, diciamo, come forma di isolamento, no? Di stare con se stessi, diciamo. Anche qui è chiaro che a volte stare con se stessi è sempre meglio che stare con un rompiscatole che ti assilla, no? che vuole delle cose, eccetera, e quindi è un modo neanche tanto aggressivo, ma piuttosto chiaro, di chiudere il rapporto con l'altro, no? E quindi intanto una prima domanda sarebbe: ma da che cosa uno si sta provando a isolare? Cosa vuol tenere lontano? Magari, insomma, potrei lasciarlo poi in pace, che ne so, oppure forse gli sto chiedendo delle cose io o il mondo, diciamo così, gli sta chiedendo delle cose che lui in questo momento non vuol volere, non vuol sentire, eccetera. Poi è chiaro che come tutte le cose vanno anche un po' viste nella dimensione, direi, di collocazione in quel momento di quella persona, no? Per cui l'accentuazione, diciamo, di un fenomeno di questo tipo nella vita di un ragazzo pone degli interrogativi, no? Cioè ci si può domandare perché adesso, no? Perché in questo momento accade questo, magari forse un mese fa non stava succedendo, no? E allora questo interrogarsi e magari provare anche a qualche volta a ragionarci con lui, se ci si riesce, no? Potrebbe essere una cosa anche utile, diciamo. Ci sono indubbiamente di aiuto anche secondo me, sono di aiuto anche secondo me poi la connessione di questa cosa con altri elementi, no? Perché nulla viene da solo, diciamo così, e quindi neanche probabilmente l'ascoltare la musica viene da sola, ma e nemmeno la chiusura utilizza solo la musica, forse può utilizzare anche degli altri modi, del chiudersi a chiave in camera o del magari non stare tanto a tavola con i genitori e andarsene prima possibile, cioè i modi possono essere tanti, no? Ecco. E, come sempre in queste cose credo che si tratti un po' di domandarsi dal punto di vista del genitore, dell'educatore, dell'insegnante qualcosa su di sé, cioè se sta succedendo qualcosa che in qualche modo ci riguarda, in cui noi magari abbiamo un'iperproduzione, per esempio, di stimoli tutt'altro che musicali nei confronti di questa persona, però ovviamente anche di domandarsi se invece è un modo di creare un equilibrio, un benessere, uno stare, diciamo, un cercare di stare un po' meglio in qualcosa che le persone stanno vivendo. I ragazzi di oggi, lo dicevo anche prima, tendenzialmente hanno un alto livello di sensibilità, soprattutto alle questioni di relazione, questioni nelle quali noi dobbiamo sempre considerare, noi genitori, noi insegnanti, ma non anche noi psicologi, che a volte non riguardano noi, a volte riguardano altre persone che noi non sappiamo, cioè l'adolescente tipicamente ha una vita che ci sfugge. E quindi a volte questo aspetto, magari della difficoltà del momento, eccetera, è qualcosa che semplicemente sta accadendo perché c'è qualcosa nella sua vita, come nella vita di molti di noi, che non ci riguarda e nella quale non potremo entrare certamente. Quindi appunto a volte
Si tratta semplicemente che deve avere un po' di pazienza, no? E di mettersi magari più a disposizione. Ecco. Sto facendo una tipologia molto ampia per dire che un comportamento specifico non ha un significato specifico, ma molti possibili significati. Ecco. Una domanda per il professor Vanni. Come i genitori in questa società così fluida, che rallenta, che dovrebbe concedere ai ragazzi l'anno sabbatico, possono aiutare il figlio a scegliere la scuola superiore che inizia a proporre il liceo scientifico con la specializzazione in quello che era il vecchio ISEF o il liceo classico con la specializzazione musicale, dove però poi i professori sono chiamati a promuovere comunque tutti, perché devono avere gli iscritti per mantenere l'organico. Ecco, quindi come il genitore con un figlio che ha delle capacità, delle potenzialità, può aiutarlo a indirizzare la scelta della scuola superiore? È un passaggio mica facile quello lì, per tante ragioni, perché intanto perché siamo diciamo ci occupiamo di ragazzini molto piccoli, no? E che quindi in un certo senso fanno quella che potrebbe sembrare anche una prima scelta, diciamo così. Fino a quel momento non hanno fatto delle scelte dal punto di vista scolastico sostanzialmente, lì sembra che facciano una prima scelta, no? E per esempio questa cosa qui a volte mi sembra che possa essere caricata, no, dal contesto, appunto un po' eccessivamente. Quindi la prima cosa che non farei è questa, no? Ecco, cioè non la vedrei come una cosa per cui a 13 anni o 14 anni decidi la tua vita, perché non è così, no? E quindi l'idea che è un passaggio, ma che è ancora una situazione estremamente fluida, che ancora a 14 anni non puoi sapere se fai l'ingegnere o il cantante rock, mi sembra una cosa da considerare. Anche perché ci sono molti fenomeni di ansia, di preoccupazione, eccetera, di ragazzi in quella situazione, che sono forse anche un po' derivati da un carico, diciamo così, che viene messo su quella situazione lì. L'altra cosa è quella di accompagnare, mi pare, non solo in dicembre o in gennaio della terza media, ma a volte anche un pochino prima, no? Come dire, dei segnali di sviluppo di vocazioni, no? Perché ci possono essere delle sensibilità, delle cose del ragazzo, della ragazza, che possono essere orientate. Non è detto che quella sia la strada che la persona farà nella vita, però potrebbe essere la strada che potrebbe perseguire, per esempio, in quel periodo della sua vita, no? Sapendo che poi è reversibile, perché lo è, però in qualche modo aiutando a sviluppare i talenti, le possibilità, le capacità, le potenzialità che può avere. Molto spesso mi sembra la posizione degli adulti, dei genitori in particolare, su questo è molto implicata personalmente, no? Torno un po' sulla questione di prima, cioè la prima attenzione per certi aspetti dovrebbe essere a noi. Un figlio che fa una scuola, che vorrebbe fare una scuola di un certo tipo, non è indifferente di solito per un genitore, che magari si aspetterebbe forse il liceo, si aspetterebbe a volte quel liceo, no? Ecco. E quindi, per esempio, provare a fare un passo indietro, cioè provare ad accompagnare la sua scelta, no? E a non farlo all'ultimo momento, ma a partire da prima, in qualche modo, senza drammatizzarlo, potrebbero già essere delle questioni significative. È chiaro che poi l'elemento informativo, no? Il sapere di cosa si tratta,
può aiutare, no? Quindi banalmente a volte può capitare che i ragazzi possono essere portati a fare una scelta di questo tipo tipicamente perché l'amica va nella stessa scuola, no? O perché hanno sentito dire che quella cosa lì è molto interessante, cioè a volte su degli elementi che noi da adulti riteniamo del tutto marginali, no? Ecco. E allora su questo il rischio a volte mi pare che sia un po' quello di contrapporsi, no? Rischiando di ottenere l'effetto opposto, cioè che allora diventa vinci tu, vinco io per la mia vita, cioè diventa una roba, ecco, di vita o di morte, e invece appunto prendersi il tempo di un accompagnamento critico e informativo che ampli le conoscenze, no? E che passa anche dai canali giusti. È vero che la tua amica ti ha detto questo, però per esempio potremmo anche provare a sentire delle altre cose, no? Dette magari da altre persone, potremmo andare a visitare, potremmo questa è una scelta che rispetto, potrebbe essere interessante, teniamola buona, ma intanto andiamo anche a esplorare un'altra parte del mondo, no? Davvero credo che oggi, io non ho in mente dei dati, ma insomma l'esperienza mi dice che gli spostamenti all'interno della scuola superiore da una scuola all'altra sono altissimi, cioè mentre un tempo tu partivi in un modo, arrivavi alla fine, oggi è molto frequente che una persona, a volte anche senza perdere anni, no, cambi traiettoria all'interno del percorso perché magari individua a un certo punto quello che è una sua strada, no? Ecco. E questo per fortuna di solito mi sembra anche meno drammatizzato di quanto fosse in passato, dove la bocciatura un po' di decenni fa era un fenomeno gravissimo, insomma una roba, ecco, che non andava in vacanza, eccetera. Ecco. Oggi mi sembra meno, no? E questo fa parte della fluidità che dicevamo prima, ma fa anche parte del considerare che appunto siamo davanti anche in questo a una grande complessità, nel senso che le scuole, appunto lei citava i diversi indirizzi, non sono più 3-4 le scuole superiori, sono 25 se uno va a vedere i diversi tipi di possibilità che ha, no? Per cui è chiaro che è molto complesso, è chiaro che è facile fare qualcosa che non è esattamente quello che si vorrebbe, d'altra parte questo è anche un elemento di apprendimento, è il confronto con qualcosa che non è quello che vorrei fare, però il sistema consente anche di rimodulare nel tempo le cose, quindi questo va anche considerato. Posso aggiungere una cosa a quello che sta dicendo il dottor Vanni? Una piccolissima esperienza. Quest'anno parlavo con dei ragazzini di seconda media per un corso di scrittura che stavano facendo, e un ragazzino a un certo punto mi dice ho dei problemi, e poi è venuto fuori che tutti i suoi compagni hanno dei problemi con il tema riguardo a cosa voglio fare da grande, con il tema che parla di se stessi, e a un certo punto, dovendo aiutarli in questa cosa che a me sembrava così strano che avessero quel problema lì in quel tipo di tema, gli ho detto inventa. Se tu non sai cosa vuoi fare da grande, non ti viene niente, non sai cosa desideri, puoi inventare. Nessun professore ti dirà hai sbagliato perché questo contenuto non corrisponde a quello che vuoi tu. Se tu inventi, puoi raccontare quello che vuoi. E lui mi ha detto, posso inventare? Non ci avevo mai pensato. Questa è una cosa che da una parte mi ha incuriosito, dall'altra, pensando a quello che stava dicendo il dottore, mi fa ben pensare che anche rispetto ai miei figli, mia figlia si è iscritta al liceo quest'anno, per aiutarli a capire, oltre a dargli tutte le informazioni, a volte mi sembra che i ragazzi abbiano proprio anche bisogno di essere accompagnati nell'immaginazione, nella narrazione di se stessi, perché a volte non sanno che cosa vogliono, e quindi anche aiutarli a raccontarsi, facendogli capire che a volte basta mettere insieme i pezzi, e allora il vuoto che sentono intorno, che è poi semplicemente l'essere giovani e quindi l'avere tutto il futuro davanti, prende una forma che, alla quale a volte proprio non avevo mai pensato. Buonasera. Io ho un ragazzino di 12 anni quasi, già adolescente, pensavo che l'adolescenza arrivasse dopo, invece zac. Già cominciato. Spesso mi dice questa frase, dammi un po' di tregua rispetto ai compiti e allo studio.
Almeno io sono la mamma di un ragazzino che fa 3 volte rugby, 1 volta grammatica musicale, 1 volta coro e 1 volta batteria in 1 settimana, e non riesco a capire dove devo ficcare questa tregua. Però la chiede a lei, non la chiede al rugby. non lo so, perché a volte la tregua è anche appunto effettivamente la sensazione di pressione, no? E, in un certo senso mi sembra che, riprendo un po' quello che dicevo nel mio intervento, cioè la pressione che forse c'era un po' di tempo fa, e quindi in quella che ho chiamato logica modernista, diciamo così, era una pressione realizzativa, no? Per cui tu dovevi essere bravo e io mi aspetto che tu, figlio, sia bravo, vada avanti, eccetera, eccetera. E quindi il fermarsi, eccetera, era un problema in questo senso. Oggi mi sembra che la questione non sia più nell'andare avanti e nella scelta fra le poche possibilità che ci potevano essere, relativamente poche possibilità del passato, soprattutto se pensiamo che spesso nel passato, come dire, la tradizione familiare, il livello economico erano dei fattori orientativi molto forti, no? Oggi mi sembra che la questione sia lo strabismo necessario del dodicenne o del tredicenne, nel senso che è come se lui, più che guardare avanti, dovesse guardare a destra, a sinistra, in tutta una serie di potenzialità possibili, eccetera, no? Quindi una prima questione della tregua mi pare che sia: smolliamo, cioè sdrammatizziamo, aiutiamoli a drammatizzare questa cosa e consideriamo che questa fase della loro vita è una fase di apprendistato in cui poi a un certo punto nascerà l'individuazione di una strada che voglio prendere, chissà quando accadrà, non si preoccupi, non è un problema, nel senso che accade, no? Accade per tutti noi, ecco. E quando accadrà, dopo uno ha l'energia per andare avanti, perché a quel punto è un'energia sua, diciamo così, però è importante che non ci sia una pressione, diciamo così, realizzativa, non mi viene la parola più esatta, no? Che a volte può venire un po' più da noi, ma che ovviamente accompagna quello che succede un po' in tutto il mondo, e che comincia molto presto, in realtà comincia ancora molto prima dell'adolescenza, ma in adolescenza acquisisce alcune potenzialità e alcuni spazi ulteriori, diciamo, rispetto a quelli che invece aveva nell'infanzia. Per cui è interessante questa cosa della, in questo senso della tregua, che vede, è un significato diverso da quello che io avevo dato prima, che era dalla parte dei genitori, invece è lui che le chiede di essere un po' solo sui compiti. È perfetto, quindi, ma credo che appunto, insomma, ci vuole una bella abilità nel riuscire a fare tutte queste robe e poi, insomma, magari decentemente, no? Forse la scuola, no? Ecco, per esempio, a volte io vedo molte aspettative molto alte, no? Insomma, 6 non basta, ci vuole 7, 6 e mezzo, 8, no? Ecco, perché se prendi 8, se prendi 7 in seconda media, in terza media, dopo prenderai 6 quando sono più difficili. Non è vero per niente, perché dopo io sono cresciuto, ho interesse per quella cosa, posso prendere 9 perché quella cosa mi interessa, e adesso che non me ne frega niente prendo 6 e mezzo e va bene lo stesso. Ecco. Per esempio, qui quest'idea di un percorso scolastico così progressivo, eccetera, è un mito che non esiste, ecco, nel senso che non è vero che uno è sempre bravo e rimane bravo. Forse non ne conosco quasi nessuno, se me lo presentate mi fate un piacere. I percorsi sono sempre molto personali e articolati, no? Quindi la tregua anche un po' nel non caricare eccessivamente, insomma. Dottor Vanni, Don Pietro, oratorio di periferia, non così periferia, ma a 2 passi da tutto quello che poi può divorare un giovane. Parliamo problemi di dipendenze, microcriminalità, eccetera. L'oratorio è ancora una zona protetta. Noi non abbiamo i ragazzi del muretto, ma abbiamo quelli dell'albero. Perché
scaglionati, animatori, percorso scout, eccetera, eccetera. Arrivati a essere un po' i più grandicelli, scatta una sorta di ribellione, non è che sono andati a nascondersi dall'altro lato della città, rifiutano di entrare in oratorio, ma si mettono nell'albero di fronte al cancello, no? E quindi tutti lì sotto, tregua sicuramente. E oggi un incontro terrificante in senso buono con l'educatrice dell'oratorio, che è una ragazza di 22 anni, scandalizzata poi dai messaggi del gruppo, perché poi con WhatsApp si sono fatti il gruppo dell'albero e hanno buttato dentro l'educatrice, gira ogni genere di foto, ogni genere di frase, ogni forma di litania dissacrante, e allora certo, le tirano giù tutte, chiaramente, e un po' di aggressività ci sta. Sono tutti titubanti perché erano i bravi ragazzi dell'anno scorso, detto così, no? E li sono ancora, chiaramente, e stanno attraversando un momento che è tutto loro. Le cose che ci siamo dette nell'immediato è certamente vogliono farsi notare, perché sennò non ti si mettono sul cancello. E la questione di non entrare forse è, non so se posso permettermi di chiamarla tregua, che chiede a te di fare un passo in più. Non lo so, io posso fare dei pensieri che associo a quello che lei mi dice, perché non è tanto una domanda quanto così uno spunto, nel senso che effettivamente la posizione fisica in cui si mettono mi sembra molto interessante, perché non scappano, no? Non è che vanno via in malo modo e troncano, però non stanno neanche dentro, diciamo così. Sì. E forse guardami, forse anche lasciami andare, forse posso andare e tornare senza bisogno di stare dentro il cancello, ci potrebbero essere tante visioni, no? E, è chiaro che a me è venuto in mente un episodio rispetto a quello che lei raccontava dei social network, che è venuto sui giornali un po' di tempo fa, riguardando una scuola americana in cui dopo alcuni anni che questa cosa esisteva, gli adulti si sono accorti che i ragazzi avevano creato un'applicazione che utilizzavano solo loro e tutti quelli di questa scuola, diciamo così, in cui si scambiavano di tutto sostanzialmente. Appunto, non infatti, e questo è vero, c'è una percezione anche di differenza, no? Ecco, magari l'educatrice è una persona comunque poco più grande di loro, quindi potrebbe essere già un po' diverso, no? E poi è un ruolo. Si diverte di più. È probabile, certo. E no, questo per dire che in quella situazione, diciamo, per alcuni anni era successo che questi ragazzi comunicassero fra loro anche scambiandosi appunto di tutto, no? Senza che succedesse nulla in quella situazione. Poi un giorno un adulto è venuto a vedere, casualmente ha visto su questo cellulare ed è impazzito, diciamo, e ha portato questa cosa a un magistrato dicendo: ma qui ci sono delle robe da denuncia. E il magistrato ha detto: non saprei che reato c'è, nel senso che ha detto, la legislazione americana, ma qui lei sarà scandalizzato come adulto, però non c'è stata nessuna forma, diciamo, in realtà di violenza, è una cosa consensuale fra ragazzi, che certo dal punto di vista di noi adulti può sembrare strano, certo non è il bambino innocente dell'anno prima, di due anni prima, no? Ma non è nemmeno detto che sia qualche cosa necessariamente che è altro se non un'esplorazione di gruppo, di tipologie di relazioni. Dobbiamo stare molto attenti a non esagerare. È vero che ci sono fenomeni gravissimi in certi casi, no? È anche vero che questo livello di uso dei social in molti casi è fatto in maniera appunto molto competente, no? E che quindi a volte siamo noi che, diciamo, guardiamo a certi fenomeni come se fossero dei fenomeni che forse ci stupiscono in quelli che sentiamo essere i nostri figli o comunque persone di quell'età, ma che forse ci pensiamo anche noi magari a quell'età in altri modi, avevamo in mente o praticavamo con forme che non erano quelle di WhatsApp o di social network, no? Ecco. No, cioè, mi perdoni, lì ti rendi anche
se manca l'elemento tabù non si divertono nemmeno, no? Per esempio. Quindi quello che può essere, per esempio, pornografia, provocatore, te la buttano lì perché sanno che facendolo con determinate persone scoppia la bomba. Se non scoppia la bomba non si divertono nemmeno, quindi non serve fare. Le dinamiche sono proprio da oratorio, è brutto dirlo, ma certo. È la verità. L'adolescente spesso e volentieri, quando viene a scaricarti l'aggressività in un contesto di quel tipo, lo fa in quel modo. E lo fa anche sui social, e poi fa anche tanto bene, non la ringrazio. A questo punto, se non ci sono più altre domande, grazie a tutti e buona serata.